Oggi parliamo di Phantasm. Questa saga è veramente una saga che io ho sempre snobbato e ora mi sento fesso per questo motivo. Diciamo che Phantasm in Italia è sicuramente meno conosciuto e sicuramente è stato meno pompato rispetto a Nightmare, La Casa, film che sono più noti, più famosi e forse anche più riusciti da un certo punto di vista. Ma Phantasm non ha veramente nulla da invidiare alle grandi saghe horror. Mi ritrovo a vedere Phantasm per la prima volta e mi sembra di fare un tuffo negli anni 80, nell'epoca d'oro del cinema horror, nell'epoca di Nightmare on Elm Street, della Casa, di tutta una serie veramente saghe epiche che sono nate in quegli anni, e tra le saghe epiche nate in quegli anni c'è anche Phantasm. Phantasm è un film di Don Coscarelli. Tutti e cinque i film sono di Don Coscarelli. Il primo film lo girò nel 1979. Aveva già girato due film prima di questo, ma non erano horror. Mentre Phantasm è il suo primo film horror ed è anche, secondo me, il genere in cui lui si ritrova benissimo. Phantasm è stato prodotto inizialmente dai genitori di Don Coscarelli. Il primo Phantasm è un vero e proprio film indipendente. Anche se guardandolo non si direbbe per nulla, non ha l'aspetto di un film indipendente, non ha delle mancanze tipiche di chi ha pochi soldi o pochi mezzi. Probabilmente l'ingegno e il fatto che, essendo solo prodotto da solo, gli ha permesso di metterci il tempo che voleva, ha fatto sì che Phantasm 1 venisse fuori veramente un film completo, un film senza sbavature. La trama vede Mike. Ah, ma i personaggi, ragazzi, sono epici. Mike, un ragazzino di 12 anni, perde i genitori, quindi rimane orfano, è molto legato al fratello. Questo Mike viene tormentato a un certo punto da un essere, una sorta di becchino altissimo, che ha il brutto vizio di profanare le tombe, insomma, prendere i corpi, portarli nel suo mausoleo e trasformarli, insomma, con un procedimento misterioso in nani malefici, che ricordano un po' i nani, quelli, insomma, come cazzo si chiamano quelli di Star Wars. Anche se in realtà i nani di Star Wars sono contemporanei, cioè quando stavano girando. Questa è un po' una casualità, quando stavano girando Star Wars stavano girando anche il film di Coscarelli, quindi insomma è una casualità. Io non mi voglio soffermare troppo sulle trame perché questo essere misterioso, inquietante, insomma il Talman, interpretato da Angus Grimm, un attore eccezionale, lo scoprirete man mano che guarderete questi film. Il Talman è veramente una figura incredibile nell'ambito dell'horror, perché a mio avviso ha influenzato un po' la figura di Freddy Krueger, di Nightmare. Considerate che il Talman nasce nel 1979 e il film Nightmare dal profondo della notte o Nightmare on Elm Street è del 1984, e il Talman ha una particolarità: è un essere che vive tra sogno e realtà, vive in varie dimensioni, diciamo. Lui viene da un'altra dimensione e questo, diciamo che è una similitudine pazzesca con Freddy Krueger, che esso stesso vive nella dimensione del sogno ed è una dimensione molto concreta, esattamente come le dimensioni di Talman sono dimensioni molto concrete. Quindi la cosa molto bella di Phantasm e la sua capacità di far parte di questo movimento cinematografico horror di quegli anni, influenzarlo ed esserne influenzato. Spesso vedrete nei film anche citazioni del cinema, appunto, di Sam Raimi, di Wes Craven, e probabilmente col senno di poi vedrete delle citazioni anche, o citazioni o influenze nei film di Wes Craven e di Sam Raimi riguardanti il cinema di Don Coscarelli. E il Talman è sicuramente una saga di nicchia, una saga per intenditori. Questo Talman ha un'altra particolarità fighissima, oltre ad essere molto inquietante, ed è un'innovazione che Don Coscarelli ha portato, secondo me, nel cinema horror, e ha reso, diciamo, il suo film una specie di sci-fi. Un film di fantascienza quasi, un horror fantascientifico, e lo scopriremo andando più avanti con la saga, scopriremo quanto è fantascientifico. All'inizio lo è sicuramente grazie a
le sfere. Queste sfere che sono geniali, sono delle sfere metalliche che volano e fanno da sentinella al Talmud, quindi lo proteggono in qualche maniera e uccidono tutti quelli che gli stanno intorno. Hanno delle punte che escono, volano, si conficcano nel cervello. E nel momento in cui si sono conficcate nel cervello, esce un trapano, ti perfora la testa e dall'altra parte della sfera inizia a uscire a fiotti, proprio a getto continuo, il sangue prelevato dal vostro corpo, dalla testa. Quindi una roba fighissima. Io quando ho visto quella cosa lì ho detto, ma questo è un genio. Poi dopo nei film successivi scopriremo anche cosa c'è dentro la sfera e sono fighissime tutte le spiegazioni. Intanto vi faccio vedere l'edizione della Midnight, che è veramente, ragazzi, io ringrazio la Midnight per avermi fatto conoscere questa saga. Tra l'altro vi dico che è per la prima volta la saga integrale di Fantasmi, è la prima volta che viene stampata in questa maniera. Sono dentro i poster di tutti i film, quindi 5 cartoline con i poster. Fantasmi, il primo, Fantasmi 2, Fantasmi 3, sono belle, sono in cartoncino, Fantasmi 4, Oblivion, molto carino il gioco qua di col numero romano, Oblivion 4, e Fantasmi 5, Ravager, non ci capisco un cazzo di inglese. Poi c'è il librettino, ci sono delle pagine con dentro i film, vedete? Vi faccio vedere il film. Fantasmi, il solito stile con le sagome di Midnight Factory. Fantasmi 2, Fantasmi 3, film, Fantasmi 4, Fantasmi 5. E poi c'è l'ultimo disco, quindi sono 6 dischi con gli extra, ma sappiate che tutti i film hanno già degli extra dentro, quindi avrete sia gli extra dei film che il disco in più di extra. Infatti gli extra sono tantissimi, io ho visto tutto, tutti i film e tutti gli extra, e l'ho fatto non tanto per essere professionale, perché non me ne frega un cazzo, l'ho fatto perché sono fighi. Una volta che ti sei appassionato alla saga vuoi saperne di più, sempre di più. Motivo per cui, questa è una casualità, Rarebook mi ha mandato, Rarebook è una casa editrice che insomma si occupa principalmente di horror ma anche di altre cose, mi ha mandato il loro saggio Phantasm, l'universo di Talmen, e ne ho già letto, non dico metà ma quasi, perché finito di vedere tutti i film, finito di vedere tutti gli extra, non volevo uscire da questo mondo qua, non volevo salutarlo, no? Dire ok, basta, è finita. E quindi ho detto vabbè, per saperne ancora di più, ed effettivamente poi qua viene analizzato ogni film, ho voluto leggervi questo saggio che mi hanno gentilmente inviato. È una figata perché comunque si scoprono tante cose in più, come si scoprono tantissime cose in più sulla realizzazione del film, sul rapporto bellissimo, almeno così sembra, tra gli attori e Don Coscarelli. Cioè veramente quella è una famiglia che si è protratta per 30 anni. E a tal proposito vorrei parlarvi dei film, in maniera però anche abbastanza veloce e vaga, nel senso che non voglio entrare nel merito di ogni film accuratamente. Ve li guardate, mi raccomando, perché sono imprescindibili per chiunque voglia insomma avere una cultura horror anni 80 che sia insomma completa. Parliamo un attimo dei film. Allora, i film... insomma, c'è questa storia qua, il Talmen ammazza un po' di gente ed è molto bello come alla fine è tutto molto onirico, non si capisce bene cosa è vero, cosa non è vero, e si passerà poi al capitolo successivo anche grazie al successo che ha avuto il film, perché il film ha avuto un grandissimo successo, loro non se lo aspettavano, hanno avuto la possibilità così dopo qualche anno, non subitissimo, di fare il sequel, questa volta con dei soldi, perché la prima volta è stato girato con i soldi dei genitori, poi è stato trovato un distributore e quindi sono state anche girate delle scene in più per diciamo per completare meglio il film. Grazie al successo e alla nascita di una fanbase intorno a questo fenomeno si è potuto girare il secondo, e il secondo è un film molto simile, anche se in questo caso nascono due personaggi interessanti, cioè nel primo film Mike, questo bambino, era aiutato da Reggie era un venditore di gelati che si ritrova a diventare un combattente del male, che se ci pensate
è molto simile a un tizio che vendeva, insomma, che lavora in un ferramenta, e dove anche lui si è ritrovato a combattere il male. Quindi ci sono un sacco di analogie tra questi, tra queste saghe, tra la casa. Mike e Reggie si ritrovano dopo anni a inseguire il Talman, perché nel primo film loro erano le vittime, nel secondo film loro non vogliono più essere le vittime, diventano due specie di Ash, diventano due Ash praticamente, e quindi vanno in cerca del Talman, lo vogliono ammazzare. C'è anche una scena dove entrano in un'armeria, Reggie si costruisce un'arma fantastica che equivale alla motosega nel braccio di Ash. È un doppio fucile a doppia canna, quindi c'ha quattro canne unito insieme e tagliato a punta. È una roba fighissima, un fucile che praticamente con quattro bussolotti che spara, una roba veramente che è fighissima, è fighissima. Quindi loro nel secondo film cercheranno di uccidere il Talman, poi alla fine riusciranno a ucciderlo, ma il Talman torna sempre. Il secondo film ha dalla sua parte, cosa che a me è piaciuta molto, il fatto che è un molto più horror comedy rispetto al primo, che è un film molto più cupo. E nel terzo film è ancora più horror comedy, nel senso che forse nel terzo film è troppo horror comedy, però essendo che a me questo genere piace, il mondo della battuta, della risata nell'horror a me piace. Non a caso comunque Nightmare ha fatto lo stesso percorso, ha iniziato come molto cupo e poi si è trasformato in un horror comedy quasi, perché c'erano sempre molte più battute, molti più siparietti, diciamo, e lo stesso vale per La Casa. I vari film comunque hanno tutti la particolarità di essere, di mutare nel tempo, di proporre cose sempre diverse. Comunque, no, ho detto male, propongono sempre la stessa storia però in modi veramente diversi. In più, la cosa molto interessante è questa voglia in ogni capitolo di far evolvere i personaggi, quindi sia i personaggi Mike, Reggie, Talman e altri personaggi secondari che si evolvono, alcuni compaiono, spariscono e non li rivedremo più, ma anche le sentinelle si evolvono, si creano anche sentinelle nuove, la sentinella d'oro, la sentinella d'oro che è più grande, insomma si scoprirà cosa c'è dentro le sentinelle, insomma c'è una continua evoluzione, una voglia proprio ogni capitolo di fare di più, di proporre qualcosa di nuovo. Tutti questi film qua finiscono sempre lasciandoti quella voglia di saperne di più. Hanno quell'aria proprio di serie, di saga, di non conclusione. Ci manca qualcosa, vogliamo sapere di più. E ogni film va ad aggiungere un tassello. Il quarto e il quinto sono i film più drammatici probabilmente. Il quarto film è un film abbastanza allucinogeno, dove veramente c'è una delle cose che... Scusate, io sto andando a braccio perché ve ne voglio parlare come ne parlerei a un mio amico. Anzi, come ne ho già parlato a diversi miei amici. Il quarto film ha una caratteristica fantastica. Vi sarete resi conto che in questi anni stanno nascendo tantissime realtà dove viene riproposto un sequel dopo 30 anni. Vi prendo ad esempio Blade Runner. Il nuovo Blade Runner vanta, diciamo, la presenza di Harrison Ford invecchiato, interpreta se stesso invecchiato. Questo tipo di iniziativa è molto apprezzabile, secondo me piace a tantissime persone, anche a me piace, e mi sono veramente stupito nello scoprire che questa operazione qua è stata portata avanti da Don Coscarelli molto prima di tutti gli altri, in una maniera molto più sofisticata, perché Mike, che ha 12 anni, ma come Reggie, ma come lo stesso Talman, ma come tutti questi personaggi, nell'arco di questi 30 anni sono invecchiati. Cioè il Mike che vediamo nel primo film ha 12 anni, il Mike che vediamo nel quinto film è vecchio, c'ha le rughe, è una cosa veramente un effetto incredibile. E nel quarto film Don Coscarelli, per un motivo o per l'altro, adesso non mi ricordo esattamente per quale, aveva a disposizione tanto materiale girato nel primo film che non aveva usato, e quando si è trovato a metterlo all'interno del quarto film come se fossero dei flashback, io ero estasiato. Cioè c'erano dei flashback che non erano presi dai vecchi film, ok? Erano flashback nuovi ed erano messi dentro, c'era il personaggio che
nelle sequenze tu lo vedevi invecchiare e ringiovanire di 30 anni da un secondo all'altro. Perché? Perché faceva il flashback e la sensazione era stupenda. Era una sensazione veramente di realismo e di essere dentro veramente una grandissima storia fantastica che proprio ti avvolge. Nei film noi eravamo abituati a vedere l'attore che c'era il flashback e gli facevano la tinta, gli toglievano con un po' di cerone le rughe e tu ti accorgevi che c'era un adulto che fingeva di essere un adolescente ed era imbarazzante. Erano situazioni che ti distoglievano dall'immersione. Oppure l'attore veniva sostituito con un ragazzino che gli vagamente gli assomigliava, ma siccome tu comunque non sei scemo, ti accorgi che quello lì non è lui da piccolo, ma è un attore che neanche gli assomiglia troppo, anche lì c'era un effetto straniante. Invece in Phantasm 4 Oblivion c'è questo cambio continuo con scene nuove, inedite, fantastiche. Il quarto film è forse, dal mio punto di vista, e sto parlando solo da un punto di vista tecnico, di regia, di qualità dell'immagine, è probabilmente il peggiore di tutti i film, ma ha un grandissimo significato. È il peggiore perché è come se Don Coscarelli non fosse riuscito ad abituarsi alle nuove tecnologie, all'immagine digitale. L'immagine digitale e tutta una serie di innovazioni tecnologiche gli hanno permesso di girare questo quinto film, probabilmente con un budget ridotto, e questo si vede. Anche se comunque la bravura di Don Coscarelli emerge lo stesso, però ci sono effettivamente delle cadute di stile, ci sono delle sbavature che addirittura nel primo non ci sono, nel primo film non ci sono. Quindi diciamo che io l'ho interpretata come una mancanza di capacità nel gestire i nuovi mezzi di ripresa tecnologici, quindi non una grande abitudine al digitale. Gli effetti speciali in CGI sono piuttosto scadenti, non c'è nulla da dire, però il film ha una grandissima valenza da un punto di vista proprio storico, perché è il capitolo finale. Gli attori sono veramente vecchi, ma vecchi vecchi vecchi, lo sono sia nella storia che nella realtà, e questo è un capitolo che serviva per regalare una chiusura ai fan della saga. Quindi c'è un rapporto bellissimo tra la troupe, Don Coscarelli e tutto, ma c'è anche un rapporto bellissimo tra Don Coscarelli, gli attori e chi ha fatto il film e i fan, perché grazie ai fan la saga è potuta andare avanti e perché c'è un grande rispetto dei fan da parte di Coscarelli e da parte di questa saga, e quindi meritava una chiusura. E il quinto film, vi assicuro che lo guarderete comunque volentieri, perché vi aggiunge delle cose che vi serviva insomma sapere. Insomma, la saga è eccezionale. Sono davvero stracontento di averla vista. C'è un sacco di splatter, di gore. C'è tutto. C'è il cinema della paura qua dentro. C'è perché Don Coscarelli ha un imprinting, diciamo, classico. Adora tutto il cinema dei grandi mostri della Universal. Addirittura io ci ho visto anche, bello del cinema che poi ognuno interpreta come cavolo vuole, io ci ho visto anche in una scena dove il Talmer insegue proprio, gli corre dietro così, no? Una roba un po'. Insegue Mike, il bambino. Io ci ho visto, per favore non mordermi sul collo, quando i due scappano dal vampiro. Cioè, quella sensazione lì ho avuto, di incubo, di paura, quando nell'incubo ti continui a scappare. Ma la cosa bella di Phantasm è proprio questo, che sembra di essere in un incubo, perché è tutto molto strano e inquieto. E poi soprattutto si parla di morte, la morte è ovunque in questo film qua. Questo film è la rappresentazione più riuscita tra tutti i film horror della morte. Noi abbiamo a che fare con la morte stessa e viviamo in un mondo che è contaminato da altre dimensioni oniriche che ci mettono in uno stato di agitazione e di paura per la morte, paura della morte. Molto 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 bello. Tutti i film, tutti i dischi hanno gli extra, commento del regista Don Coscarelli, interviste a Michael Baldwin. Michael Baldwin è l'attore che fa Mike, ma non è assolutamente parente dei Baldwin. Intervista Angus Green, Bill Torbury, scene eliminate, intervista Don Coscarelli. Ma le interviste sono tutte belle. Poi c'è un bellissimo intervento di Angus Green a una convention horror, dove veramente fa spaccare dal ridere. Insomma, racconta tutta la sua esperienza
con Phantasm è bellissimo. Bellissimo dietro le quinte sugli stuntmen, perché in Phantasm ci sono tante scene di action con macchine che saltano per aria, che volano. E mi ha ricordato questo speciale che è una roba che non ci pensavo più, perché ormai si fa tutto in CGI, che una volta gli stuntmen salivano sulla macchina, si mettevano il casco, si allacciavano la cintura, pigliavano una rampa di traverso, facevano ruzzolare la macchina in aria, atterravano, e se erano vivi, bene, ottima scena, se no rischiavano pure di morire. Cioè, ragazzi, ma quelli che facevano il cinema in quegli anni lì erano dei pazzi furiosi, cioè si ammazzavano per fare un effetto di una macchina che ruzzola, che si schianta. Cioè, ragazzi, pazzi furiosi. C'è anche la scena, la macchina vola, il backstage nello speciale, e io sono lì che penso, ma questi sono pazzi? Ma io mi ero dimenticato che il cinema si faceva così una volta. Si faceva così, la gente, chissà quanti stuntmen saranno morti. Ah, poi c'è degli interventi a vari festival dove vanno tutti insieme, raccontano la loro esperienza. È veramente troppo, troppo, troppo figo. Troppo fighi tutti gli extra, troppo fighi tutti i film, ragazzi. Io che posso dire, vi consiglio assolutamente di comprare questa edizione, oppure, non lo so, comprare questa edizione. Compratela, vi lascio il link in descrizione per l'acquisto su Amazon. Io non volevo fare proprio una recensione dei film, perché è una chiacchierata su quello che è tutto troppo per recensirlo. Non so come dire, ci vorrebbero, è troppa roba. Secondo me la cosa migliore è che ve lo guardiate e venite qua sotto il video a dirmi cosa ne pensate, ovviamente senza spoilerare. Veramente, veramente tantissima roba. Personaggio, quello di Talmud, che è entrato nel mio cuore, ma lo stesso personaggio di Reggie, che è questa una sorta di Ash Williams, fantastico, veramente. No, ma sono tutti personaggi che vi assicuro, una volta che guarderete la saga, diventeranno epici per voi, perché hanno quella capacità di entrare nel cuore e di conquistarvi. Questo è tutto per, diciamo, la recensione dell'edizione della Midnight Factory di Phantasm, tutta la saga, tutta in italiano, tutta in buonissima qualità, mi sembra che siano rimasterizzati tutti i film, insomma una gran figata. Questa è quella in Blu-ray, e vi consiglio, già che ci siete, di comprare il saggio della Werebook Phantasm, l'universo di Talmud, così avete tutto, potete prenderli e metterli insieme nella vostra collezione. Se il video vi è piaciuto, cliccate like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella se volete ricevere notifiche dei video, lasciate un commento e ci vediamo al prossimo video. Boh.